Il 23 luglio avrebbe compiuto 19 anni ed i suoi genitori hanno voluto fortemente, anche questa volta, ricordarlo con una festa particolare in piazza Cavour a Bitonto. Lui era, o meglio è, come più volte ricordato, Gianvito Corallo, giovane virgulto bitontino che a settembre 2021 ha lasciato nel dolore la sua famiglia a causa di una brutta malattia. Amici e parenti si sono ritrovati in piazza per festeggiarlo in una serata con un mix fra talk, momenti di musica e danza. La serata organizzata dalla famiglia del ragazzo in collaborazione con l'associazione che porta il suo nome, Viaggiando con Gianvito, è stata l'occasione per dare la possibilità di parlare ancora di più apertamente delle problematiche oncologiche, ma anche un momento di raccolta fondi per una serie di iniziative benefiche e solidali, soprattutto in favore della ricerca scientifica e a sostegno dei pazienti oncologici, come anche ricordato dal dottor De Leonardis che aveva in cura Gianvito. Beh, Gianvito è stato un ragazzino meraviglioso. Sempre allegro, sempre fiducioso, ci ha fatto tanta compagnia e tanto piacere averlo conosciuto. Questa serata è in suo onore e il progetto che stiamo portando avanti è in onore di Gianvito e di tutti questi bambini colpiti da queste gravi malattie, per i quali ci auguriamo di poter raggiungere percentuali di guarigione sempre più alte. Già siamo molto vicini, diciamo, non dico al 100%, ma oggi riusciamo a curare 8 bambini su 10 affetti da patologie oncologiche. Cercheremo e faremo di tutto per aumentare sempre di più questa percentuale, anche in ricordo di Gianvito. Anche questa volta il Comune di Bitonto era in prima linea per fare rete ed essere presente per un argomento così importante, come sottolineato dalle parole dell'assessora al welfare, dottoressa Silvia Altamura. Anche quest'anno siamo qui per festeggiare il compleanno di un ragazzo che ha unito intorno a sé, vicino a sé, la forza della propria famiglia, di tanti amici che si sono fatti rete. Ecco, questo è il valore grande di questo evento, ricordare che la comunità è in grado di curare anche quando non si può guarire, c'è sempre qualcosa da curare, quindi curare la qualità della vita dei malati anche quando sono in fase terminale e curare la qualità e la salute dei familiari quando purtroppo affrontano anche un lutto come drammatico come quello di Gianvito. Per cui più che una serata ricordo, una vera e propria festa, perché così avrebbe voluto lui essere ricordato in quello che ha sempre amato, ma soprattutto da chi è stato, o meglio, è sempre costantemente amato, la sua famiglia. Non deve essere in memoria di, no, deve essere un inno alla vita, una festa per stare un po' tutti insieme, per stare vicino alle problematiche dei piccoli pazienti oncologici. Quello ci preme, deve essere una cosa primaria, però ho detto deve essere sempre un inno alla vita e non un ricordo, ma un festeggiamento per questa giornata, per Gianvito. Ogni anno ci stiamo migliorando anno dopo anno, anche se siamo neonati da quasi 2 anni e mezzo, però stiamo facendo già passi da gigante anche con i progetti che abbiamo sostenuto soprattutto.